Buongiorno, per quanto riguarda la festa della polizia locale che ci sarà domani, abbiamo deciso di contenerla molto, diciamo, nel minimo indispensabile, per una questione di rispetto della situazione che si sta vivendo tutti, quindi, cercando di fare una cosa molto sobria, per cui faremo soltanto una messa nella chiesa di San Sebastiano in Contrada Mondovì, che sarà seguita da un breve discorso mio, del sindaco. E poi faremo la premiazione di alcuni colleghi che si sono distinti particolarmente per le operazioni fatte durante l'anno e anche l'anno precedente. Bilancio. Se devo fare un bilancio dell'attività che abbiamo fatto, devo dire che è sicuramente favorevole, ma non lo dico solo perché sono comandante, lo devo dire. Lo dico perché è vero, nel senso che purtroppo, come ormai in tantissimi posti di lavoro pubblici, siamo in una carenza spaventosa di organico. Pensate che il rapporto al numero degli abitanti dalla legge regionale noi dovremmo essere 80 e in realtà siamo 47, quindi già questo è un dato che fa capire, la dice lunga. In più, ormai la polizia locale ha su di sé tutta una serie di competenze molto vaste e la gente giustamente pretende la presenza costante, fissa in vari punti della città, pretende i controlli stradali, pretende la vigilanza perché ci sono dei reati e quindi dovendo spaziare fra tutte queste attività, essendo in pochi, diventa difficile, per cui il bilancio è favorevole anche alla luce di tutte queste considerazioni. Siamo stati molto impegnati sul fronte dei sinistri stradali, siamo stati impegnati molto sul fronte di episodi di microcriminalità, che sono stati molti. Ci siamo dedicati alla tutela della sicurezza del decoro urbano. Ovviamente abbiamo fatto tutte le funzioni di polizia stradale, che so, forse erano fino a qualche tempo fa la parte principale della nostra attività, e abbiamo incrementato molto l'attività urbanistico-edilizia. Ok.